Avventura nel paese dei dinosauri. Sta arrivando sempre più gente, adesso basta. So che è al contrario, tutti devono venire, tutti devono vedere nascere il nostro bambino, è il nostro primogenito. E allora? Non è niente di eccezionale. Scusami, certo che è una cosa speciale. In verità è il primo ovo che un dino abbia mai deposto. Tutti i dini precedenti sono stati portati dalla cicogna. Silenzio! Credo che si sia mosso qualche cosa nell'uovo. Oh no, è troppo presto, ci vuole ancora. Oh, santo cielo, sta arrivando altra gente. Che cosa devo offrire da mangiare? Una nascita crea sempre così tanto lavoro. È un gran bel uovo, nascerà sicuramente un bellissimo dino. Ho lucidato l'uovo tutti i giorni, ho sentito dire che fa bene al bebè. No, sciocchezze, teorie moderne, basta metterla al sole. Questo dovrebbe bastare, non c'è altro. Oh, adesso è ora, adesso dovrebbe già essere qui. È in ritardo? Beh, insomma, è leggermente in ritardo, ma non è più un problema, ci penso io. Sei impazzito, Cree? Potresti colpirlo in testa. Colpetti leggeri sulla nocca non hanno mai fatto male a nessuno. Sta uscendo, guardate bene. Un maschio, guardate tutti. È un maschio e già molto grande. Un piccolo dino è sempre una gran bella cosa. Ma se penso come diventano quando sono grandi... Oh, santo cielo, meglio non pensarci. No, no, piccolo, vieni da me. Io sono la tua mamma. È meglio che tu faccia quello che dice lei. Guarda che è molto più grande di me. E quando si arrabbia, ai, 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 ai. Avete già scelto un nome? Sì, se fosse stata una femmina si sarebbe chiamata Tia. Ma visto che è un maschio, lo chiameremo Tio. Ah, va bene, ci sono nomi più belli, ma può andare. E per chi è tutto questo cibo? Andate, mangiate e festeggiate allora! Così fecero i dini. Il piccolo dino non si accorgeva di tutto quello che succedeva intorno a lui. Era stanco a forza di essere preso in braccio da tutti. Cree lo ricopriva con le sue ali e Tio si addormentò. Poco tempo dopo il piccolo dino divenne un vero sfacciatello. Tio preferiva giocare con Cree, perché Cree, anche se era molto più vecchio di Tio, si lasciava coinvolgere volentieri in ogni stupidaggine. Tio! Tio! Non dicevo a te, o forse ti chiami Tio? Sai dov'è Tio? Perché? Che domanda stupida! Voglio che venga Tio, subito, senza chiedere il perché. Se sapessi perché deve venire, potrei dirglielo. E se lo vuoi solo vedere per sgridarlo, è meglio che non venga. Chiamalo subito! Sei molto severo. Non hai mai sentito parlare di educazione moderna? Adesso ti faccio vedere io, severo. Sì, ci sono molti vantaggi di saper volare. Tio! Che cos'hai da urlare? Oggi non ho ancora combinato niente. Almeno mi sembra di non aver fatto niente. Non urla per causa tua. Io ho fatto arrabbiare tuo padre. Cree, diventi ogni giorno più sfacciato e impertinente.
Posso permettermelo? Nessuno può farmi niente. Piacerebbe anche a me saper volare. Oh, ci mancherebbe solo questo. Vai anche troppo in giro con Cree. Ha una cattiva influenza su di te. Lo vedi? Stai già diventando anche tu un ribelle. Ma fra poco sarà finita. Ho deciso che andrai a scuola da ora, 3 ore al giorno. Scuola? 3 ore? Ma sono ancora piccolo! Accidenti! Che cosa è successo, Tio? Hai litigato con tuo padre? Sì, papà ha deciso che dovrò andare ogni giorno da Oro. È così vecchio. Sarà noiosissimo. Credo di no. Oro racconta storie molto interessanti. Non penso. Credimi, sono andata anch'io a scuola da Oro. Prometto di andare da Oro domani, ma adesso voglio giocare con Cree fino a stasera. Certo, piccolo mio, ma andate un po' più lontano. A papà non piace vedervi insieme. Non voglio andare da Oro. Che cosa faccio se mi dà ordini e mi sgrida? Ah, non ho la più pallida idea. Per me sarebbe semplice, potrei volare via. Ci sono! Devi insegnarmi a volare. Così potrò volare via quando la lezione diventerà troppo annoiante. Nessun dino a 4 zampe ha avuto questa idea finora. Non so se funzionerà. Si può sempre provare. Certo, proviamo. Ma senza ali sarà sicuramente molto difficile. Per prima cosa, devi procurarti degli ali. Ecco, ho trovato! Queste sono abbastanza grandi, dovrebbero andare bene. Se Tio a volare imparerà, da suo padre le botte prenderà. Sciocchezze, Pig! Se tu tieni la bocca chiusa, nessuno verrà sapere che io sto imparando a volare. Mi sembra che possano funzionare. Stai attento. Ora ti faccio vedere e poi tu dovrai ripetere quello che faccio io. Ok. Più forte! Devi sbattere i ali più forte e con più eleganza! Se Tio vuole imparare a volare, più elegante deve diventare. Stai zitto, Pig, altrimenti mi arrabbio! Per tutti i dinosauri, perché tu ci riesci e io no? Forse per i principianti sollevarsi da terra è troppo difficile. Credo di aver provato a volare saltando giù dal mio nido. Non è stato per niente facile da quello che mi ricordo. Mi sembra più logico. Puoi portarmi nel tuo nido? Devo proprio? Partire da un dirupo è sempre meglio che da un buco. È la prima volta che ti sento dire una cosa logica. Vieni, Tio. Quella roccia laggiù mi sembra adatta. E adesso? Con calma, sto cercando di ricordarmi. Comincia a correre e sbatti le ali. Questo è tutto, credo. Ehi, Tio! Ehi, riprenditi! Svegliati! Accidentaccio, che cosa faccio adesso? Svegliati! Svegliati! Tio! Ci mancava solo questo. Arriva il vecchio. Tio, svegliati! Sta arrivando tuo padre! Che cosa diavolo sta succedendo qui? Tio! Tio è inciampato. Non ho parlato con te, ho parlato con Tio. Allora che cosa è successo? Alzati immediatamente. Hai alla mia testa! Che cosa significano questi rami verdi che hai intorno alle braccia? Tio vuole volare, ma può solo precipitare. Volare? Cree? Che cosa stai facendo con mio figlio? Quando sarà buio ti prenderò e ti riempirò di botte. Aia! Con le cose pungenti è meglio stare attenti. Tio venne portato a casa da suo padre. Aveva la nausea e forti dolori alla testa. Si era provocato un leggero trauma cranico.
Ma dopo qualche giorno, appena guarito, il padre gli diede una vera lavata di capo. In tutta la vallata si sentivano i suoi rimproveri. Ma la cosa peggiore per Tio era che per tutto il tempo non aveva potuto vedersi con Cree. È l'ultima volta che ti ho lasciato giocare con Cree. Guai a lui se si farà vedere ancora qui in giro. E con chi gioco adesso? Gioca con Fa, alla tua stessa età. Non la posso soffrire, sa sempre tutto meglio di tutti. Sicuro, perché lei va volentieri a lezione da Oro. Da domani andrete insieme. E adesso, fila a letto. Ehi, Tio, tutto a posto? No, non va bene per niente. Non posso più vederti e da domani devo andare a lezione da Oro. Con quella stupida lucertola di Fa. Non sarà poi così male. Oro è un tipo in gamba, vedrai. Io però vorrei vederti ancora. Ci incontreremo di nascosto. Vedrai, sarà ancora più divertente. Oh, santa pazienza, due scolari che non si sopportano. Vabbè, almeno non correrò il rischio che parliate tra di voi e che non mi ascoltiate. Come va con la tua botta in testa, Tio? Abbastanza bene, grazie. Non mi fa più male. Beh, vediamo dove arriviamo. Arrivati ieri. Fa? Alla geografia. Geografia, sì, giusto. Abbiamo parlato delle montagne laggiù. Sì, delle montagne vulcaniche. Esatto. Qual è la particolarità dei vulcani, Tio? Sono molto alti ed è faticoso salire in cima. Sei proprio stupido. La particolarità è che sputano fuoco e fiamme e poi lungo le pendici scorrono fiumi di lava. Sciocchezze! Non sono sciocchezze. L'hai visto per davvero? No, ma... Lo vedi? Vuoi solamente darti arie. No, Fa, ha ragione. I vulcani non sputano sempre fuoco, solo raramente. L'ultima volta è successo molto tempo fa. Sono un po' preoccupato perché potrebbe esplodere presto un'eruzione piuttosto grande. Non si può sapere in anticipo? Sì, mio zio Hak ha detto che ci sono dei segnali, ma al momento non ci sono. I segnali che abbiamo osservato fino adesso non sono attendibili. Ma voglio farvi vedere una cosa. Ho inventato uno strumento che può prevedere in anticipo che parecchie settimane se un vulcano esploderà. Oro ha sempre grandi trovati, ma gli altri si fanno grandi risate. Pic, sei sempre tra i piedi, spostati! Se voglio ascoltare, devo disturbare. State attenti. Attraverso questo imbuto, l'apparecchio riesce a sentire i movimenti del terreno molto prima di noi. E i rumori che sente la macchina creano delle vibrazioni e prima che la terra si muova, la macchina traccia delle curve. Lo fa sempre? No, naturalmente, solo se la terra trema. Se non si muove niente, non succede niente. Oh, santo cielo! Funziona, la tua invenzione sta funzionando! Povera ragazza, sì, sta funzionando. Questo significa che la terra sta tremando e che fra poco esploderà il vulcano. Con fuoco e tutto il resto? Forte! Non hai un minimo di cervello in quella testa da dino. Se esplodesse il vulcano sarebbe una catastrofe. Andate a chiamare i vostri genitori. Dobbiamo decidere il da farsi. Che cosa fai qui? Dovresti essere a lezione da Oro. Salti forse lezione o cosa? No, ero a scuola, ma abbiamo fatto una scoperta. Abbiamo scoperto che ci sarà un'eruzione e Oro vi manda a chiamare. Un'eruzione? Ci mancava solo questo, adesso che abbiamo appena restaurato la nostra caverna. Non sarà una cosa grave. Sentiamo che cosa ne dice Oro.
C'è nessuno? È successo qualcosa? Perché stanno tutti correndo da Oro? Volevo dirtelo. Oro dice che esploderà il vulcano. È così avvincente. Vieni! Segnale diventa sempre più chiaro. Non posso sbagliarmi. Sta arrivando un'eruzione come non si è mai vista prima. Come pensi di prevedere un'eruzione con questo strano apparecchio? Ah, non c'è nessun modo. Lui non può prevederlo. È possibile prevederlo osservando il cielo, come abbiamo imparato dai nostri genitori. Ah, sei sempre il solito ignorante. Non hai mai imparato niente. La scienza fa progressi e in futuro potremo addirittura volare. Volare? Tutti? No, per favore! Davvero? Quando potremo volare? Avete sentito? Volare. Adesso capite a che cosa serve il nuovo apparecchio di Oro. Fa! Andiamocene! Aspettate, vi faccio vedere! È un trucco! Non voglio perdere tempo con queste stupidaggini! Credetemi, non è un trucco! Nelle prossime settimane, forse anche tra qualche giorno, ci sarà un'eruzione! Dobbiamo andarcene via di qui! L'eruzione distruggerà tutto! Dobbiamo andare via dove il pericolo non ci sia. Posso prendere la mia fionda? Per il momento non si prende niente. Dobbiamo riflettere. Propongo di lasciar passare una notte e di riparlarne domani. E se Oro avesse ragione? Dio! Non mi credono. Eppure lo capirebbe anche un bambino. È tutto così chiaro. Io preferirei rimanere qui. Puoi modificare i dati della tua macchina? Volevo dire, avresti potuto... No, aspetta, fermo, non mangiarmi. Credimi, Cree, se rimaniamo qui, pochi di noi riusciranno a sopravvivere. I Dini rifletterono in lungo e in largo. Devono credere alle parole di Oro e cercare un posto nuovo o devono rimanere? Non erano in grado di decidere. E poiché era più comodo lasciare le cose com'erano, si dimenticarono presto degli avvertimenti di Oro. Anche il padre di Tio se ne dimenticò. Ma non si dimenticò dei tentativi di volo di Cree e Tio. Per questo i due amici non potevano ancora vedersi. Dove stai andando? Noi vogliamo fare un'escursione al lago del cratere per giocare con i coccodrilli. Cosa vuoi dire noi? Noi, io e Pig. Va bene, ma non lasciarti contagiare da Pig. Non vorrei che stasera cominciassi a parlare in rima. No, con la rima non ci sto. Che monello! Ehi, Cree! Che bello! Sei scappato! Ti ha visto qualcuno? La mamma mi ha scoperto, ma le ho detto che vado a nuotare con Pig. Speriamo che Pig sia pigro come al solito e non passi da casa vostra. Andrà tutto bene. Se no, dirò semplicemente che Pig non è venuto al nostro appuntamento. Mi crederanno. Certo, perché il nostro Pig non è poi così furbo. Vieni adesso, c'è ancora molta strada. Riceviamo visite, sta arrivando Cree. E dove c'è Cree, c'è anche Tio. Facciamogli uno spavento. Certo, sì. Li spaventiamo. Dove sono andati tutti? Ehi,
lei c'è nessuno? Devo fare... Ops! Adesso! Non riuscite a spaventarmi e soprattutto non potete mangiarmi. La mia pelle dura vi farebbe rompere i denti. Uffa, guastafeste. Potevi almeno fare a finta di spaventarti. La prossima volta. Dai, Cree, facciamo il bagno. Acqua! Io preferisco giocare sulla riva. Cos'è stato? Cosa? Non vedo niente. La terra sta tremando. Io non sento niente. Non puoi sentire che la terra trema se stai lì per aria. Siediti. Non sento ancora niente. Ehi, basta! Basta, cos'è stato? Allora, adesso hai sentito? Oh, santo cielo! Credo che non sia uno scherzo. Accidenti, guarda lì! Corri, Tio, corri! Ci deve essere una caverna più avanti! Ehi, che caldo! Usciamo da qui! Stai cadendo il mondo! Piove fuoco, l'acqua bolle e noi moriremo. Oro aveva ragione. Nessuno poteva saperlo. Avrebbe potuto sbagliarsi. In questo caso saremmo fuggiti inutilmente. Gli altri sono proprio sotto il vulcano. Bruceranno tutti. Credo che noi abbiamo avuto più fortuna. Ma i miei genitori, Oro e Pig e... No, non farla così brutta. Forse hanno creduto... a Oro e sono fuggiti in tempo. Non credo. Nemmeno io. Fermati! Sei impazzito, stai qui! Non puoi uscire, guarda dovunque c'è fuoco liquido, non riuscirai a passare. Che cosa possiamo fare? Niente, solo aspettare. È facile parlare, ma fa terribilmente caldo qui dentro. Se dobbiamo rimanere qui ancora a lungo, diventerò una salamandra del fuoco. Il coccodrillo non si trasformò in una salamandra, anche se il gruppo di amici dovette rimanere molti giorni nella caverna. Avevano una fame e una sete terribile. Ogni tanto uno di loro metteva fuori la testa per vedere, ma doveva rientrare subito. L'aria era così soffocante che si respirava a malapena e la pioggia di fuoco continuava a cadere. Finalmente, dopo quasi una settimana, l'aria si schiarì. Che disastro qui! Perché non metti in ordine nessuno? Cree, dove sei? Possiamo uscire adesso. C'è qualche cosa da mangiare là fuori. Brucia ancora la terra. Calmati. Una cosa alla volta. Prima di tutto, la terra non brucia più e si può respirare abbastanza bene. Ma non c'è altro... Non è rimasto più niente di quello che c'era prima. Guarda, è tutto distrutto. Dove sono finiti gli alberi e le felci? Non c'è più niente da mangiare. Basta lamentarsi. Io non posso farci niente. Saranno morti sicuramente tutti. Cree, siamo rimasti soli al mondo. Beh, veramente io non saprei. La faccenda è messa piuttosto male. Laggiù ho dormito fino ad ora. Sì, e su quell'albero sono nato io. Sarebbe stato meglio se avessimo dato retta a Oro. Sì, sempre sì, ma non lo abbiamo fatto. E anche se lo avessimo ascoltato non avremmo potuto cambiare le cose. Cambiare o no, ma avremmo potuto cercare un altro posto per vivere. Oro, sei vivo! Dove sono gli altri? Non lo so, ma dopo quello che è successo, ai ai ai.
Credi che i miei genitori siano morti? Chi può dirlo? Spero che siano fuggiti in tempo. E tu? Come mai sei ancora qui? Quando la macchina ha cominciato a dare segnali sempre più forti, sono andato via e mi sono riparato in una caverna fino a questo momento. Sei fuggito? E hai lasciato gli altri in pericolo? No. Parecchie ore prima dell'eruzione li avevo avvertiti, ma hanno litigato tra di loro perché alcuni non volevano credermi. Allora sono scappato da solo. Dobbiamo cercarli, forse sono ancora vivi. Tio ha ragione. In ogni caso, qui non possiamo più rimanere. Meglio andare a cercarli. Vorremmo aiutarvi, ma dobbiamo tornare urgentemente nell'acqua. Non sarebbe male sapere in quale direzione dobbiamo andare. La tua macchina può aiutarci? No, dobbiamo cercare a caso. Prendo 4 bastoncini e il più corto sarà il sud, il secondo per l'est, per il nord e il più lungo per l'ovest. Chi vuole scegliere? Io voglio scegliere, io. Scegli. È il più lungo. Ovest? Ovest. Tio, Cri e Oro partirono. Era proprio come aveva temuto Oro. Non tutti i dini erano riusciti a salvarsi, molti erano morti. Ma per fortuna i genitori di Tio non erano tra questi ultimi. Ma di loro non c'era nessuna traccia. E inoltre non c'era più niente da mangiare. Erano sempre più deboli e più affamati. Volevano quasi rinunciare alle ricerche. Ma ad un tratto arrivò Cri agitato. Tio, Oro, venite, correte! Più avanti c'è da mangiare, erba, non molta e non molto verde, ma è meglio di niente. Chi vi ha dato il permesso di mangiare la nostra erba? Restituitecela subito. E come vorresti riavere la tua erba? Credo che non sarà molto appetitosa se te lo restituisco. Non volevamo rubarvi niente, ma siamo così affamati. Per settimane non abbiamo mangiato niente. Ancora un po', poi proseguiremo. Non hanno mangiato molto e quel cucciolo mi fa pena. Sicuramente avrà perso i genitori. Va bene, ma se vi pesco un'altra volta... Sei una scimmietta simpatica. Come ti chiami? Raya! Da dove vieni? Viviamo proprio sotto il vulcano. Quando è scoppiato l'eruzione siamo stati divisi dagli altri dini. Stiamo cercando i genitori di Tio. Avete visto per caso passare dei dini? No, voi siete i primi dini che vediamo dopo l'eruzione. Forse Cri ha scelto il bastoncino sbagliato. Dovremmo andare nell'altra direzione. Forse sì, ma adesso è impossibile tornare indietro. Dobbiamo recuperare le forze. Dragan, che cosa ne pensi? Possono riposarsi qui da noi. L'erba basterà per tutti. Non piangere, piccino. Potete rimanere. Quando vi sarete rimessi in forza, continuerete le ricerche. È la cosa migliore per noi. Ed io potrei lavorare alla mia invenzione. Che invenzione? Oro ha inventato una macchina che è in grado di prevedere l'eruzione dei vulcani. E perché non sei stato in grado di prevedere questa eruzione? Io l'avevo prevista, ma nessuno ha voluto credermi. Spiegami meglio. Se riesci a convincermi, costruirai una macchina anche per me. In cambio potete rimanere. Vieni, piccola. Adesso sta diventando noioso. Dio, vieni. Di giorno in giorno i tre amici si sentivano meglio con le scimmie. Oro e Dragan lavoravano tutto il giorno alla macchina. Kala coccolava Tio come poteva, ma la sera, prima di addormentarsi,
Tio diventava sempre molto triste pensando ai suoi genitori. In questi momenti neanche Kala era in grado di consolarlo. Un giorno Cree ritornò eccitato da una escursione con Raya. Tio, Oro, venite, venite! Venite! Che cosa è successo? Sei fuori di te! Raya ha raccontato che... Dai, Raya, racconta! Ho raccontato soltanto a Cree che mentre stavo scappando nelle caverne durante l'eruzione, stavo per essere schiacciata da una zampa gigantesca! Da una zampa gigantesca? Grande quanto? Non so esattamente, ma era una zampa sicuramente molto più grande di me. Un dino! Era sicuramente un dino! Ti ricordi in quale direzione correva la zampa? No, mi sono dimenticata. È facile, se la zampa stava per schiacciare Raya, vuol dire che correva nella nostra stessa direzione. E noi siamo corsi verso ovest. Ora abbiamo un indizio. Cree, Oro, i miei genitori vivono. Calmati, piccolo, sappiamo solo che un dino è vivo. Ma hai ragione, è ora di partire. Tio, Oro e Cree salutarono le scimmie. Oro regalò una copia esatta della sua macchina al gorilla. Le scimmie promisero di accendere la macchina ogni giorno e di mettersi subito in salvo se l'apparecchio avesse cominciato a segnare dei grafici. Dopo che Kala ebbe preparato un sacco con le provviste, i nostri amici partirono. Qui! Ci sono delle tracce! Guarda, Cree! Sono tracce! Dove? Proprio davanti a te! Hai ragione, Tio, hai ragione! Senza dubbio, queste sono tracce di Dino! Oro, li abbiamo trovati! Abbiamo trovato i miei genitori! Le tracce sono molto fresche, ma perché non sono andati più avanti? Che non c'è niente da mangiare! Cosa importa? La cosa che conta è che siano vivi. Non c'è qualcosa che non mi convince. C'è qualcosa di strano. Li vedo! Lì, più avanti, sono loro! Ma che cos'hanno? Sembra che vogliano attaccarci. Lo sapevo. Che c'era qualcosa di strano. Vola a guardare che cosa sta succedendo. E te non possono fare niente. Sempre io e fossero impazziti? Se avessero il cervello pieno di cenere? Ti prego, Cree. Va bene, ma quando ritornerò voglio un grosso grazie, ammesso che ritorni. Ho immaginato che fossi tu, Ark. Non mi riconosci? Sono io, Cree. Non vi vogliamo qui. Andate via. Via, morso un rane velenoso. Siete impazziti? E questo è il modo di salutare degli amici creduti morti? Amici, amici, venite qui solo per mangiare. E non c'è abbastanza cibo neanche per noi. Per voi non c'è niente. Puoi tenere la tua bacia secca. Che cosa intendi dire con erba secca? Ora abbiamo cibo migliore. Guarda. Oh, santo cielo! Non dirmi che siete diventati carnivori. Vergognatevi! Ehi, Pig! Sei impazzito anche tu? Il mio cuore era rallegrato per l'amico ritrovato. Per fortuna tu non sei cambiato. Ci sono anche i genitori di Tio? Dove sono? Ci fu proprio una gran lite e le amicizie sono finite. Ma che cosa è successo ai genitori di Tio? Sono ancora vivi?
Non credo. Non volevano mangiare carne. Per questo se ne sono andati. Hanno pensato che da qualche parte ci fossero ancora piante da mangiare. Ma forse è vero. Forse a ovest c'è veramente molto cibo. Stai zitta. Il vulcano ha distrutto tutto. E dovunque è come qui. Ne ho abbastanza. Non è più sicuro vivere qui. Se rimango ancora, mi mangeranno per cena. Cri! Cri! Allora, che cosa hanno detto? Lei è andata davvero. La cenere nel cervello sono impazziti. Ci sono i genitori di Tio? No, per fortuna, perché Arca e i suoi amici sono diventati carnivori. Cosa? Carnivori! E i miei genitori? Non so esattamente, non ho capito bene. Pic ha parlato in rima di liti e disaccordi. Oh, è così. Pic è con loro? È diventato anche lui carnivoro? Non credo, mi sembra abbastanza normale, per quanto normale si possa chiamare Pig. Che cosa facciamo adesso? È meglio se vado a parlare personalmente con Ark. In qualche modo riuscirò a scoprire dove sono andati i tuoi genitori. Stai attento, non farti mangiare, abbiamo ancora bisogno di te. Risparmiati il fiato. Lo so che sei capace di gridare. Dimmi dove sono andati gli altri dini. Ah, se vuoi proprio saperlo, se ne sono andati a ovest, ma credo che siano già morti di fame. Non sono morti di fame. Più a ovest troveranno da mangiare. Troveranno molte piante. Voi, invece, che mangiate carne, siete destinati a morire. Al contrario, stiamo diventando sempre più forti. Ma tu sei sempre stato quello che la sa lunga. Vai a ovest. Noi restiamo qui. Zio Ak, forse. Stai zitta, tu non capisci niente. Ma va bene, ognuno decide per se stesso. E tu, Pic, che cosa vuoi fare? Ho parlato già con Fa, questa notte via di qua. Va bene, vi aspettiamo. Che cosa avete da parlare sottovoce? Che cosa state tramando? Vattene Oro! Oh. Oro raccontò a Tio e a Cri quanto aveva scoperto parlando con Ark. Quando avrebbe fatto buio, Pic e Fa sarebbero scappati via dai loro amici. Decisero di non dormire, ma di camminare tutta la notte. Volevano già essere lontani quando si sarebbe svegliato Ark. Alle prime luci dell'alba videro che il terreno diventava man mano sempre più fertile, nonostante Tio non potesse fare a meno di tormentare Fa. Strano che tu non sia rimasta con i carnivori. Hai sempre fatto tutto quello che diceva tuo zio. E tu hai sempre fatto quello che diceva tuo padre. E neanche lui ha ascoltato Oro. Non ha creduto alla macchina di Oro come tutti noi. Ma io non ero così, così contrario. Smettete voi due. Nessuno di voi mi ha creduto. Chi più, chi meno. Non fa nessuna differenza. Ehi, sbrigatevi. C'è dell'acqua fresca e limpida laggiù. Piante verde, fantastiche. Bene, scappate, adesso arriviamo noi. Come ai vecchi tempi, cosa te ne pare, Tio? Forse ci sono anche coccodrilli. Quel che Cri per noi trovò, la cuccagna ci portò. Hai ragione, Pic, è meraviglioso qui, quasi come a casa. Se i miei genitori sono arrivati fin qui, perché non sono rimasti? Sì, è quello che mi sto chiedendo anch'io.
Guarda, Dio, questo sembra proprio un coccodrillo. Dimmi, sto cercando i miei genitori. Pensavo di trovarli qui. Grandi, Dini? Più grandi di te? Sì! Ultimamente ci sono stati grandi dini qui, ma poi mio cugino ha raccontato che un po' più avanti c'è ancora più cibo. Saranno stati sicuramente i miei genitori. Oro, Cree, li abbiamo trovati. Yuhu, siamo stati fortunati, proprio qui sono venati. Venuti? Cosa? Va bene, lascia perdere. Chi sei tu? Sono Dio Secondo. Chi sei? Dio Secondo, sei sordo? Perché secondo? Avevo un fratello una volta, ma ora è morto. Dio, devi essere tu. Questo piccino è sicuramente il tuo fratellino. Sì, certo, sembra uscito dalla tua stessa fabbrica. Non è vero, sono uscito da un uovo, non da una fabbrica. Certamente no, Cree vuole dire solamente che vi assomigliate molto. Vieni, portaci dai tuoi genitori. Dio, cosa è? Non sei felice di aver trovato i tuoi genitori? Sì, certo, ma forse non mi vogliono più. Altrimenti perché avrebbero fatto un piccolo dino che mi assomiglia così tanto? Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Come puoi dire una cosa simile? La maggior parte di noi ha fratelli o sorelle. I genitori amano tutti i figli allo stesso modo. Dio, vieni! Smetti di essere triste. Abbiamo trovato una nuova casa così bella. Ah, avremmo dovuto tornare indietro e cercare Dio più a lungo. Chi lo sa, forse è ancora vivo. Lui e Cree erano abbastanza lontani dal vulcano. Mamma! Mamma! Ciao! Siamo noi! Ci fu grande gioia quando i genitori poterono riabbracciare Tio. Solo Fa era un po' triste. Tio aveva ritrovato i suoi genitori, ma lei era tutta sola. La madre di Tio strinse Fa tra le braccia e promise fin d'ora di occuparsi anche di lei. Anche Tio Secondo era molto felice perché aveva trovato un nuovo amico. Mi insegna a volare? Non provarci, Cree. Più tardi, quando farà buio, laggiù, vicino a quella roccia. Ma psh, non parlare con nessuno. Promesso. Il tempo passerà, ma quel Cree non cambierà.